raccontare la memoria della città attraverso un disegno su una maglia. Ecco, il Rugby Experience L'Aquila cerca di farlo attraverso le immagini, non soltanto lavorando sul campo. Sì, abbiamo iniziato dallo scorso anno disegnando una maglia che per noi rappresentava le mura della città e che portava in uno spazio solitamente dedicato agli sponsor il castello cinquecentesco e la scritta L'Aquila, come a testimoniare la nostra volontà di essere una piccola parte per promuovere la nostra città fuori. Perché con la nostra associazione partecipiamo a tantissimi tornei nazionali e abbiamo pensato che vedere 150-200 ragazzi sul campo con le maglie che rappresentano la propria città sia comunque uno stimolo alle persone a venire qui e a ricordare anche quello che è successo, insomma. La maglia di quest'anno invece stilizza il motivo della Basilica di Collemaggio, ma manca qualcosa, manca il rosone, perché? Perché vorremmo che le persone venissero a vederlo qui sul posto, è un modo per dire alle persone veniteci a trovare, venite a vedere quanto è bella L'Aquila, sicuramente ha ancora tantissime difficoltà, ma L'Aquila è una città bellissima dove ci sono tanti monumenti e noi vorremmo che le persone venissero qui da noi a vederli. Quali sono le attività, le sfide per il futuro dei ragazzi del Rugby Experience L'Aquila? Ma innanzitutto far vedere quanto tengono a questa maglia sul campo. Io sono sicuro che i ragazzi rappresenteranno al meglio lo spirito di questa città e rappresenteranno anche la parte più bella di questa città, è quello che rappresenterà il futuro. Le sfide dei ragazzi saranno quelle di divertirsi e di far stare insieme anche le loro famiglie, perché l'aspetto più importante è che ecco, adesso andremo a Parma il 6 aprile, ci saranno 200, saremo 250 circa, quindi saranno ragazzi e famiglie, quindi un grande seguito e un grande modo per stare insieme anche 2 giorni.